Libra dopo due stagioni fantastiche con la 10, la promozione di Serie B, la permanenza in Serie A. Sì, il premio è chiaramente condivido con tutto il mio staff, che sono stati bravissimi, un gruppo di ragazzi che ci mettiamo sempre in discussione, abbiamo sempre voglia di migliorarsi, e quindi veramente è anche il loro premio principalmente. Il premio anche della squadra, dei ragazzi che in questi due anni, specialmente quest'anno, hanno condiviso con me il lavoro, e che hanno creduto nella nostra proposta, che sono sempre i principali attori di questo. E chiaramente un grazie anche al direttore Cordino, che comunque mi ha dato la possibilità di lavorare sempre nella condivisione. Visto che ci diceva proprio il direttore Cordino, il divorzio da lei è stato un divorzio sereno. E allora aggiungo anche, se chiede qualcuno su questa, se Marco Baroni già sa cosa farà da grande. No, ancora no, però è vero, cioè, abbiamo condiviso due anni un rapporto forte, sia professionale che umano, e questo lo sappiamo sia io che lui, che non può essere certamente una scelta, le strade che si separano, questo rimarrà sempre, perché come ho detto prima c'è stata tanta condivisione, c'è stato lavoro di squadra, e quindi da questo punto di vista, oltre a questo rapporto che umano, che sia da parte mia che da parte sua, ci siamo sempre manifestati, quindi sono d'accordo. Mister, ecco, ma quanto manca? Per quello che ci puoi dire, la partita del Verona è vicina. No, guarda, in questo momento sì, però non è una situazione, preferisco non parlare di questo. Oggi sono qui a ritirare un premio, come ho detto prima, il premio del mio staff di chi ha lavorato bene. Mister, faccio una domanda al Baroni fiorentino. Che giudizio date alla stagione della Fiorentina? No, allora, intanto devo fare i complimenti a Vincenzo, perché, ma io non avevo dubbi. Direttore, ciao. È un allenatore che ha portato idee, una forte identità di squadra. Credo che, insomma, tutta Firenze e la società sia contenta del lavoro svolto, e veramente faccio complimenti.